Andrea Zelletta, a distanza di mesi dal GFVIP, ha rivelato un segreto imbarazzante. Cosa è successo nel bagno della casa più spiata d'Italia? Andrea Zelletta si è lasciato sfuggire un curioso e intimo retroscena che riguarda la sua partecipazione alla quinta edizione del Grande Fratello VIP. Nella cucina di Whoopsae, il finalista del reality ha fatto una confessione privata, anche se la cosa lo imbarazza molto. Rimanere chiusi per mesi nella casa più spiata d'Italia non è certo semplice, non lo è stato soprattutto per i concorrenti della quinta edizione, la più lunga nella storia del Grande Fratello. Andrea Zelletta è arrivato in finale, rimanendo quindi circa 6 mesi nella casa. Un tempo davvero lungo che gli ha fatto sentire moltissimo la mancanza della compagna Natalia Paragoni, in tutti i sensi. Sentiva infatti la sua mancanza anche dal punto di vista sessuale. Rimasto a lungo al Grande Fratello VIP, Andrea Zelletta ha confessato di aver ceduto e di essersi chiuso in bagno per darsi un po' di piacere. Ha fatto sapere che si vergogna di averlo fatto perché anche in bagno ci sono le telecamere. In bagno venivano però osservati solo dallo staff del reality. Lui stesso ha fatto sapere che si tratta di una telecamera di sicurezza. Mentre raccontava il suo segreto, Zelletta ha detto di essersi molto vergognato mentre lo faceva. Ha poi aggiunto: pur sapendo di essere guardato, ho fatto quello che fanno tutti quando sono soli. Andrea Zelletta si è giustificato dicendo che era impossibile resistere dopo tutti quei mesi trascorsi senza la fidanzata. Ha ribadito di essersi molto vergognato mentre lo faceva, ma dopo mesi ha ceduto e se ne è fregato.